uno dei eventi animato l'inizio dell'estate salentina. Tanti protagonisti di questa prima edizione, scuole e università del Salento, 20 equipaggi formati da due ciclisti e da due velisti, che si sono sfidati in un percorso che abbraccia il Salento e lo sport. Tante squadre si sono sfidate tra il Salento e Corfù durante tre tappe ciclistiche e due traversate dal 27 giugno al 1 di luglio. Gli atleti vengono da tutte le parti d'Italia. La manifestazione è ideata e portata avanti nel suo sviluppo dal cavaliere Sergio Filograna, affiancato da un comitato organizzatore d'eccezione. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in questa prima edizione. Secondo il direttore del centro sportivo MUV, Mario Cacciapaglia, tra i responsabili dell'organizzazione, promuovendo nuove sfide e un modo diverso di fare sport. L'evento ha richiamato tanti turisti e sportivi nel sud Salento, mettendo in risalto la bellezza mozzafiato del paesaggio del mare salentino. Il Giro dei Venti ha coinvolto l'Università del Salento, che ha partecipato con un'imbarcazione speciale e con le webinar informative e formative, ma anche sei scuole, incluso il tecnico nautico Don Tonino Bello di Tricase, che hanno saputo dare un importante contributo alla buona riuscita dell'evento culturale, sportivo, formativo e turistico. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di promuovere la cultura sportiva e del mare in senso ampio come strumento di benessere psicofisico all'interno di una cornice naturale straordinaria. La competizione sportiva costituisce dunque il mezzo attraverso cui narrare le bellezze e le peculiarità della località coinvolta. Iniziative scolastiche, partnership con aziende leader del proprio settore, eventi culturali e agevolazioni turistiche sono soltanto alcune delle iniziative varate per valorizzare il territorio salentino. Siamo in compagnia del direttore Mario Cacciapaglia e stiamo aspettando l'arrivo dei ciclisti. Qualcuno è già arrivato. È un evento che possiamo dire riuscitissimo, giusto? Possiamo fare già un bilancio? Sicuramente oggi è l'ultima giornata, ci mancano ancora un po' di cose da fare, l'arrivo dei ciclisti, è un momento adesso un po' di tensione perché insomma tenere il traffico a bada anche in questo orario non è facile, però siamo assolutamente concordi nel dire che l'evento è riuscitissimo per diversi motivi. Uno perché gli stessi concorrenti che abbiamo avuto modo di parlare anche in queste giornate, durante queste tappe, hanno scoperto sostanzialmente l'esistenza di un nuovo sport, perché un ciclista veniva qui con la mentalità da ciclista, il velista veniva con la mentalità da velista. Il connubio, l'incrocio in barca, in strada, eccetera, ha fatto sì che sia l'uno che l'altro abbia avuto modo di capire che la tappa, il Giro dei Venti è veramente un altro sport. E quindi va interpretato anche con una tattica mentale, con il giusto approccio anche turistico, e il fatto che abbiamo coinvolto la cultura, le scuole, eccetera, questa scoperta che noi di fatto stiamo facendo in questi giorni sul campo, la vogliamo appunto pian pianino diffondere per far sì che poi nelle prossime edizioni diventino il vero valore del Giro dei Venti. Cultura del mare e soprattutto movimento, sport, ciclismo, c'è tanto, quindi la MUV non poteva che dire presente, questo è. Assolutamente, io che mi onoro di dirigere ormai da 10 anni Ecco intanto i ciclisti che sì, arrivano. questi sono ciclisti che non sono riusciti sono fuori gara, quelli della gara non sono ancora arrivati. E dicevo che sicuramente sì, io ho l'onore di dirigere il centro sportivo MUV qui sul territorio e con il mio doppio ruolo, insomma, di coordinatore del comitato organizzatore del Giro dei Venti e direttore del centro sportivo, non potevo non trovare una sinergia. E l'abbiamo trovata e l'abbiamo sviluppata in tutti i modi, quindi attraverso la diffusione all'interno del centro, ma soprattutto attraverso, diciamo, lo staff, i nostri collegamenti con le scuole, quindi le nostre relazioni. E per noi la filosofia Giro dei Venti è assolutamente in linea con i sani stili di vita e con lo scoprire un nuovo modo di muoversi, perché spesso e volentieri, noi lo diciamo sempre, lo sportivo che magari pensa di essere un ciclista, ma anche un nuotatore, pensa già di dover sempre migliorare quel tipo di attività e diventare Superman in quell'attività. Invece Invece voi li non è avete così. fatti confrontare su Esatto, altri sport, su altre discipline, esatto, questo è il devi concetto. rompere gli schemi in modo tale che trovi nuove sfide. E il Giro dei Venti diciamo, è stata la dimostrazione che si può fare, quindi scompaginare, trovare nuovi obiettivi,
che sembrano a volte più semplici, sembrano di fare passi indietro, invece sono proprio quei passi che ti permettono di trovare nuove motivazioni per stare meglio e appunto riscoprire, uscire sempre di più dalla comfort zone. Questa è un po' la, che è poi la nostra filosofia. Ecco, poi possiamo dire che avete anche unito lo sport al turismo, siete in una location meravigliosa e ci sono state delle bellissime gare in mare, sì, con scenari stupendi, sì, sì. Abbiamo visto anche le foto meravigliose. Sì. Il Giro dei Venti che abbiamo passato è stato veramente bellissimo, anche la Grecia, Corfù, anche lì scombinato, no? Molto la mentalità, perché uno che pensa, no, di essere in posti bellissimi nella partenza, arrivi dove ci sono posti bellissimi con altri scenari. Il ritorno anche qui ti fa riapprezzare da dove eri partito, quindi veramente bellissimo. La parte anche turistica, la parte della scenografia qua a Santa Maria dell'Equa è stata veramente fantastica, e anche la collaborazione con le istituzioni, perché non è stato veramente facile organizzare questa cosa e soltanto la collaborazione tra tutti ci ha permesso di arrivare fino in fondo. Siamo in compagnia del professore Giuseppe Bruno, ci sono tanti importanti partecipanti a questa importante manifestazione, il Giro dei Venti, e si parte dalla scuola che lei rappresenta. Sì, sono onorato nel comitato organizzativo Giro dei Venti rappresentare la scuola, e oggi per me è una soddisfazione immensa, perché vediamo l'università parte attiva. L'università, devo citare il professore Belmonte, è presente con la barca giù alla Lega Navale Università del Salento. Ma oltre al professore Belmonte e tutto il suo staff, devo citare la professoressa Capobianco e il professore Dario Colella della Facoltà di Scienze Motorie. Ma nel webinar formativo e informativo che abbiamo fatto prima dell'evento, anche il professore Melica e il professore Chiulli della Facoltà di Giurisprudenza inerente al diritto sportivo. E quindi l'università è qua prepotentemente. Parte attiva. Siamo contenti. C'è la barca. Esatto, abbiamo grandi amanti del mare, grandi atleti, le scuole, l'università, insomma, siete riusciti a creare un contesto veramente meraviglioso da questo punto di vista. Noi volevamo che anche gli istituti, devo citare il liceo scientifico Fermi di Lecce, il De Pace, il Vespucci di Gallipoli. Sono state coinvolte tante scuole, anche centri come la MUV che hanno comunque dato il loro apporto. È uno dei partner importanti tra i tanti partner, e quindi quello che oggi emerge è che la scuola è dentro l'organizzazione, con un ruolo attivo, le due imbarcazioni, la logistica, l'organizzazione, i sei ragazzi del Fermi qui presenti 5 giorni per tutto quello che serviva all'organizzazione del Giro dei Venti. Quindi oggi è la giornata conclusiva della tappa, direttore, perché lunedì c'è stata la tappa ciclistica Leuca, Otranto e ritorno. Martedì, mercoledì e giovedì si è svolta la veleggiata Leuca Corfù. Oggi, tra qualche istante, l'arrivo dell'ultima tappa conclusiva Leuca Gallipoli, e poi il momento in cui la scuola è qua a concludere questo bellissimo evento. Quindi, per chiudere, questo evento mette in luce l'amore per il mare, l'amore per la cultura e soprattutto tante professionalità del mondo della cultura, dell'università, della scuola, che mettono in luce, in risalto anche la cultura del territorio. Quindi ci sono tante cose, tanta carne a cuocere. Si conclude con la serata a Spongano, dove, direttore, tu sei tra gli ospiti illustri invitati, perché la scuola oggi è qua alle 4 a Spongano, alle 6 si aprono i palazzi baronali a Spongano, Spongano in festa per tutti e per tutte gli sponsor che hanno collaborato a questo momento importante che è il Giro dei Venti, prima edizione. Siamo in compagnia del professore Massimo Fanciano, e lui insegna in una scuola stupenda, il Nautico, e ha portato una degna rappresentanza. Di quale Nautico, ricordiamo il nome? Siamo del Tecnico Nautico Don Tonino Bello di Tricase. Benissimo, voi avete avuto un ruolo importante in questa manifestazione del Giro dei Venti, ora siamo qui dietro gli stand. Sì, diciamo abbiamo avuto un ruolo di rappresentazione, perché abbiamo partecipato alla partenza, abbiamo accompagnato tutti
tutte le barche nella partenza, siamo stati barca comitato. È una partecipare, diciamo, per i ragazzi è un modo anche di far vedere, di mettere in luce le loro conoscenze, giusto, partecipare a questi eventi? Sì, diciamo che partecipare a questi eventi, dove intanto poi hanno la possibilità di incontrare e conoscere altri ragazzi delle altre scuole, è un sempre momento, sì, un momento di partecipazione, di scambio, sì. Ragazzi, di dove siete voi? Allora, io toscano di Arezzo. Tu sei toscano? Sì, Cacciampresi. Okay. Come ti cosa ti è sembrato di questa competizione? Oh. Bella, dai. Paesaggi anche molto... Paesaggi bellissimi. Gestita benissimo. Hanno costruito tutto, diciamo, alla perfezione. Complimenti a tutti. Ci rivedremo sicuramente. Ti sei confrontato anche in acqua? Mi sono confrontato molto in acqua, perché ieri è stata non una gran fondo, una marathon in acqua, perché non ci siamo abituati e l'abbiamo pagata tantissimo. Complimenti. Complimenti comunque a voi. Allora, sì. Lei è una docente esterna che... Sì, sono una docente esterna. Io sono Marga Di Maria Domenica, che praticamente sono stata contattata per questo progetto dall'Istituto De Pace, il cerchio, la ruota, la ronda. Era riferito praticamente a una cultura nostra salentina, che da anni che è stata anche valorizzata. Quindi a questo punto si è pensato di realizzare questi abiti a ruota, questa ampia ruota, infatti il titolo lo dice, la ruota, il cerchio, la ronda, perché le ragazze con questi abiti dovranno poi ballare, fare i movimenti della pizzica. E quindi a questo punto direi che sono stati valorizzati dalle pitture dei papaveri. Abbiamo inserito dei papaveri, sono dipinti fatti dalle ragazze per valorizzare un attimino il territorio, no? Che il nostro territorio è pieno di campi, di spighe, papaveri, quindi questo fiore che nasce... Simboli del nostro territorio. Sì, certo. Simboli, che nasce così spontaneamente. E poi in quest'altro abito rosso invece abbiamo voluto valorizzare i pittogrammi della grotta dei Cervi, che è uno si trova nel territorio di Porto Badisco, che praticamente risalgono dei disegni che risalgono al periodo neolitico, quindi molto molto antico, ed è importante mettere in evidenza questi disegni che facevano i nostri antenati per approcciarsi a una credenza, no? Una credenza che loro si approcciavano a questo dio, che è questo il Dio della grotta dei Cervi.